c'era mangiato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Santo. La pace. Forse ci rendiamo conto ancora di più quando viene a mancare, quando non abbiamo la possibilità di celebrare la domenica. Ringraziamo il Signore di essere qui oggi. Qui si rinnova anche il voto espressione di fare santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. La bella assemblea, ringrazio le autorità civili e militari che hanno voluto presenziare. L'anno scorso abbiamo camminato lungo la via Romea anche con il signor prefetto, che quest'anno ci ha fatto la sorpresa di essere qui ad accoglierci. Così come ringrazio il signor sindaco, del quale poi sentiremo di nuovo la lettura del voto. Così tutti, grazie. Voi che venite da altri paesi e siete originari di Braceto, voi che siete qui da sempre, i ragazzi che sono venuti dalla Cisa, i sacerdoti che hanno camminato con me, Pietro, che è qui nei vostri, così Don Massimo, che credo per la prima volta celebro in questo luogo, in quanto sacerdote novello, anche questa è una cosa bella. Siamo qui a celebrare la Santa Messa. In questa Santa Messa voi, tramite la voce del Signor Sindaco, ritrovate il voto fatto dal 1630 per scongiurare che la peste non colpisse del cielo. Sembra qualcosa di altri tempi, qualcuno lo può pensare anche che sia così. Di fatto per cento non ha avuto. Ma fermiamoci un attimo. Lo scioglimento del voto comporta anche la rottura del rogito, attraverso il quale comprendiamo come i nostri padri si sono impegnati a celebrare questa grande festa che stiamo facendo. Convocati e processionalmente congregati, i trascritti, comuni uomini, con la presenza dell'illustre e molto reverendo signor Pellegrino Iosoni, prevosto di Braceto, e dei quattro canonici del sacrista di detta chiesa, come pure con l'assistenza dell'illustre ufficiale del detto luogo di Braceto, nel posto infrascritto intervengono in questa congregazione ed adunanza i trascritti che sono dottor Filippo Malpeni, Camillo Scauri, Pietro Antonio Pinardi, Pellegrino Scarpa, Troilo Becchetti, Silvio Scauri, Antonio Franchi, Cesare Belloli, Giovanni Franco Bertinelli, Moderano Lucchetti, Camillo Mondino, Matteo Marchetti, Pompilio Marchetti, Antonio Barulla, Giulio Barella, Camillo Baroni, Moderano Anelli, Gio Lottici, Altegero Bombigi, Pellegrini Lottici, Antonio Maria Lottici, Tommaso della Bellina, Orazio Tebaldi, Genesio del Bosco, Giulio Becchetti, Roccardo Belloni, Genesio...